Mi piace iniziare questa intervista evidenziando prima di tutto il gran lavoro di sinergia che stiamo svolgendo dallo scorso marzo con il Consiglio nazionale FIDAI. L'emergenza sanitaria non ci ha fermati, ma ha messo in moto tutta la nostra passione educativa per reagire in modo costruttivo a questo momento difficile, sia per la riorganizzazione dell'attività didattica, quindi la DAD, sia per la gestione del personale, accompagnando in modo costante e continuato le nostre scuole. Ecco, svolgendo il mio servizio nella sede nazionale del CIOPS Scuola, Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Scuola, un'associazione voluta dalle nostre superiori come espressione della rete delle scuole delle figlie di Maria Ausiliatrice in Italia, non voglio dimenticare anche il proficuo lavoro di rete e di condivisione con le altre realtà del mondo dell'educazione cattolica. Si è fortificata infatti in questo periodo la riflessione al tavolo dell'Agora della Parità, promosso dalla FIDAE, luogo di condivisione e cammino comune con le associazioni di gestori e genitori delle scuole paritarie cattoliche, che ha l'obiettivo, questo tavolo, di presentarsi compatti nel sottoporre le nostre necessità e i nostri progetti di futuro al governo e al Ministero dell'Istruzione e a tutti gli attori che sono in qualche modo interessati alla scuola e alla scuola cattolica. Ma veniamo adesso al racconto di un'esperienza scolastica concreta dopo la chiusura dell'attività in presenza a causa del Covid-19. Dato che, come ho detto prima, il mio osservatorio è un osservatorio più che altro nazionale perché guarda tutte le scuole delle figlie di Maria Ausiliatrice in Italia, credo che sia più interessante ascoltare la voce di un territorio specifico. Quindi passo volentieri adesso la parola a Suor Flora Brucoli, coordinatrice della scuola secondaria di primo grado Maria Ausiliatrice di Taranto. Grazie. Io ricordo chiaramente quel 4 marzo, l'ultimo giorno della didattica in presenza. Credo che difficilmente lo dimenticherò. Quel giorno avevamo già in calendario, sia per la primaria che per la secondaria di primo grado, un collegio docenti. Già in quella prima sede ci siamo dati delle indicazioni e ci siamo dati anche appuntamento per un collegio docenti congiunto 2 o 3 giorni dopo. Certamente non avevamo in mente quello che realmente sarebbe accaduto, ma avevamo la chiara percezione che non sarebbe stata una cosa da nulla e abbiamo subito provato a darci delle priorità. La prima è stata quella di individuare e attivare una piattaforma che ci permettesse di ripartire con la didattica, ma non solo, soprattutto ci permettesse di ristabilire una relazione di vicinanza con i nostri alunni e in un certo qual modo ricreare quel clima di famiglia tipico dei nostri ambienti educativi. Il secondo passaggio è stato quello di verificare che tutti gli alunni avessero la possibilità di una connessione internet e abbiamo predisposto un questionario online per la ricognizione degli strumenti tecnologici e la verifica della connessione di rete. Per fortuna il 94,5% all'incirca della popolazione scolastica ha dichiarato di avere un dispositivo per alunno e di avere la possibilità di connessione di rete. Per cui per noi è stato anche facile raggiungere quelle poche famiglie che avevano manifestato delle criticità. Un terzo passaggio è stato quello di riprogrammare l'attività educativo-didattica e definire i nuclei fondanti delle discipline e pianificare l'orario della DAD. Dal 16 marzo noi siamo partiti con 4 moduli didattici al mattino per la scuola secondaria di primo grado e 3 moduli didattici nel pomeriggio per la primaria. Ultimo passaggio, ma non meno importante, è stato quello di mantenere la dimensione del cortile. Per noi il cortile non è solamente uno spazio fisico, è uno spazio educativo importante e imprescindibile. E allora abbiamo messo in campo alcune giornate, alcuni momenti significativi che permettessero ai ragazzi di ritrovarsi in spazi alternativi. Perché abbiamo pensato al Buongiorno, alla Giornata della Terra, è già prevista nel nostro la festa della nostra fondatrice, eccetera. Dopo questa prima fase,
abbiamo lavorato alla messa a punto della didattica in aula virtuale e tutta una riflessione sulla valutazione. In questa fase abbiamo sentito il supporto importante e significativo della FIDAE, che ci ha permesso di seguire dei webinar formativi molto validi e che si sono rivelati anche degli spazi importanti di confronto, di scambio di idee, cucine di nuove idee. E questo ci ha permesso di sentirci all'interno di un movimento buono, sano, che ha passione e voglia autentica di fare scuola. E allora adesso, pensando al futuro, ecco, mi viene da dire con entusiasmo carismatico e passione educativa, vogliamo fare scuola. Ciò che è mancato alla scuola in questo tempo di crisi è il valore aggiunto della comunità, fatta di relazioni, di regole, di condivisioni, di successi, di sconfitte, di confronto e di scontro con i compagni, con gli insegnanti. Quindi, pensando al futuro, credo che non dobbiamo perdere di vista la relazione educativa, che deve conservare la sua natura di vicinanza, deve garantire nuove forme di fiducia, di accompagnamento. Sarà fondamentale quindi promuovere, favorire la creatività pedagogica anche con scelte innovative da mettere in campo. Ecco, mi piace pensare la scuola da settembre come una scuola nuova che in nome dell'autonomia rimoduli il proprio curriculum e che suggerisca parole e gesti nuovi per dire che si riparte migliori di prima, tutti, grandi e piccoli. La scuola, pur nel suo specifico, dovrà aiutare a ritrovare fiducia e serenità, favorendo un patto educativo rinnovato in cui si ritrovino la scuola, la famiglia, gli enti locali, la parrocchia, le associazioni che svolgono attività educative a livello extrascolastico nel territorio, dove la collaborazione di tutta la comunità educante, specialmente nelle zone di periferia, risulterà determinante.